Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Dolce Riri. Oggi vi farò vedere altre migrazioni iniziate circa 3 anni fa e per il momento concluse, anche se in realtà oggi ho già creato altri 3 o 4 oggettini e devo però ancora cuocere, vi farò vedere appena finite. Allora, iniziamo subito. Prima, già nel video precedente vi ho fatto vedere che faccio sia perline che fimo e adesso infatti vi voglio far vedere delle collane, dei braccialetti fatti con delle perle di legno. L'ho comprato da Tiger a Torino, non so se lo conoscete, però vi faccio vedere. Allora, questa collana qui è molto semplice, però mi piace perché è d'effetto, è un po' etnica e quindi mi piace. Poi l'ho fatta anche così e l'ho fatta così insieme a questa, scusate, ho fatto anche il braccialetto e voilà, e di legno per il momento ho fatto questo. Poi vi ho già fatto vedere nel video precedente i fiori, questi fiori qui, e volevo farvi vedere che ne ho fatto giusto qualcuno. Gli altri sono ancora da cuocere e visto che sono in parecchi che mi stanno appunto chiedendo dove li faccio, come li faccio, a breve vi farò vedere un video. Ora cerchiamo di rimetterli nella tazzina, ok? Poi vi faccio subito vedere. Era una collana fatta di pietre, tutte di questo tipo qui. E ne ho fatti parecchi di questi orecchini. Ve li faccio subito vedere qualcuno. Anche questi ho fatto. Questi. Questi qui. E direi basta. E sono tutti fatti semplicemente con delle perline e la perla centrale. Allora, andiamo avanti. Faccio subito vedere. Ho fatto anche questi orecchini qui, fatti anche qui sempre con queste perle. E mi piacciono particolarmente perché sono trasparenti, però con questi pezzi azzurri, blu, bianchi, ed è bellissimo. Poi ho fatto ancora questi qui. Fatti anche questo con delle perle particolari. E questi qui, con quelle perle sono di legno, come queste, come quelle di prima. Poi ho fatto i Mikado, sapete cosa sono? Allora ho fatto gli orecchini. Poi ho fatto anche le girelle, quelle... Oh, scusate. Sono agganciate, ok, le girelle. E poi ho fatto le girandole. Scusate, le ragazzi, sono fusa. Non le girandole, i lecca lecca. Scusate, ma sono stanca parecchio. E ho fatto le coppie. E poi con un'altra collana bellissima, che però era un po', diciamo, da madama, mi capite, ho fatto tutti orecchini di questo genere. Queste qui, questo qui, e poi ne ho fatto ancora altre che adesso piano piano vi farò vedere. Intanto andiamo avanti e vi faccio vedere. Ah, ok, trovati. Ancora questi due. Poi questi due. Questi. E poi dovrei non averne più, penso. Allora, li ho fatti tutti con le perline, quelle grandi, come vedete. Ho fatto tutta coppia, cercando di modificarlo un po'. E direi che, non so, venute proprio male male, mi piacciono. Dopo queste, allora, ho deciso di creare degli MMS, poi alla fine della cottura mi sono accorta che ho sbagliato, e la M è bianca e non nera, però apprezzate l'impegno per favore. Ballano, aspettate, tra un po' vomito e invece non riesco a fermarlo. Ah, va bene. Poi
Queste sono una delle prime creazioni che ho fatto. Poi ho realizzato anche dei braccialetti molto semplici, però mi piacevano. E queste sono semplicemente delle perline, molto classico. Poi ho creato delle collane, ovviamente, ok, fatte con un fiore infimo e il resto della collana è con le perline. E ne ho realizzate di vari tipi. Vi faccio vedere. Spero si veda nel video bene, perché mi sono divertita tantissimo. Voilà. E poi ho ancora fatto questo qui. Perfetto. Ragazzi, vi devo svelare un trucco. Per dividere le collane, far sì che non si raggruppassero tutte, non si raggruppassero tutte, quindi non si ingrassassero troppo, le ho messe tutte dentro le tazzine che poi devo lavare. Vedete tutte le tazzine e ce n'è ancora un po' sparse in giro. Adesso vi farò vedere piano piano tutto, e per quello che sentite un po' di rumore, ho fatto una collana fatta con questa perla che è in ferro, però mi piaceva per come era fatta. Gli ho fatto il buco col trapanino e ho comprato un trapano professionale che mi ha regalato in realtà il mio fratello, quello più grande, non il piccolino che mi sta facendo da regia. E mi dice che non è piccolino, ma direi 13 anni è ancora piccolo. No, sto scherzando, ragazzi. No, è fantastico, anche perché ha una pazienza proprio spropositata. Comunque, andiamo avanti, che poi diciamo che lo esageriamo troppo, lui si vanta, poi no. E poi ho fatto una collana, ok, e una ciambella. È una delle primissime che ho fatto, e come potete vedere sopra ci sono dei grumetti e sale, il sale grosso. Ho provato a farlo per vedere come veniva e devo dire che non è proprio il massimo, però sì, va abbastanza bene. Sempre di quel tipo, delle braccialetti semplici, ma la cosa divertente è che è doppio, quindi noi quando lo mettiamo al braccio viene doppia riga. Ok, poi così intanto mettiamo a posto i bicchieri, scusate, e poi ho fatto sempre di questo tipo qua, quindi con la ciambella, anche questa è una delle prime mie creazioni, una ciambella fatta così, anche lì mi sono divertita veramente parecchio. Vi devo svelare un trucco. Io prima di iniziare a utilizzare il fimo, visto che non sapevo molto come lavorarlo, questi sono sempre altri braccialetti fatti con le perline. Questi hanno l'anima in ferro, quindi sono un po' più duri, quindi crei le forme che vuoi, vedete? Mentre questo invece è classico con le perle madreperla. Poi, scusate, la regia mi sta parlando e non capisco cosa mi sta dicendo. Poi ho creato questo, che in teoria è un ciuccio. Non è venuto molto benissimissimo, però va bene. E questa collana è molto 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 lunga, come potete vedere, molto molto molto. E quindi si può, volendo, anche fare un doppio giro, se riesco, di questo tipo. Ok, scusate, ma la regia mi ha ricordato che ho iniziato una frase e non ho finito. Allora, prima vi faccio vedere questa, che è fatto con una perla, l'ho comprata in merceria, è una perla semplice però è pitturata, quindi mi piaceva e ho deciso di metterla insieme a questo braccialetto. Sembra piccolo, ma in realtà giuro che ci sta, anche io pensavo, però sta al mio polso, guardate che polso gigante che ho, quindi va bene. E comunque vi dicevo che prima di iniziare il fimo io utilizzavo una pasta che avevo creato da sola grazie ai video su YouTube, e era una pasta formata da una tazza di colla vinilica, una tazza di fecola di patate e dell'olio Johnson Baby. Se volete sapere come si fa, posso fare un video volendo. Io adesso non lo utilizzo più da un sacco di tempo, anche perché per colorarlo io utilizzavo le tempere, ciò significava macchiarsi le mani, e prima di smacchiarle ce ne voleva un bel po'. Significava che si seccava, perché la tempera si secca e quindi seccava anche il composto. Quando non lo si lavorava dopo un po' non veniva proprio benissimo. Però devo dire che
non sono venuti male gli oggetti che ho fatto, però direi che il film è decisamente migliore. Possiamo andare avanti ora. Ho fatto due anelli con le ciambelline e ho fatto anche un paio di orecchini che mi piacciono particolarmente perché sono molto fini, li ho usati per la cresima di mio fratello e devo dire che sono proprio belli, mi piacciono. Poi io lavoro anche col telaio delle perline perché mi piace particolarmente, ne ho comprato giusto uno la scorsa settimana perché il mio ormai si era rotto e ho fatto il pianoforte. E la cosa divertente è che questo pianoforte l'ho fatto perché in pratica un mio amico, lui suona il pianoforte da una vita, e mi prendeva in giro perché io creavo di tutto ma non creavo mai strumenti musicali. Allora lui gli ha creato una tromba e invece ho fatto questo pianoforte per la sua fidanzata che glielo devo ancora regalare. E quindi penso sia una bella sorpresa. Poi ho ancora creato, scusate ragazzi, ho ancora creato questi due orecchini fatti con delle pietre dure che mi piacciono veramente veramente tanto. E intanto io metto un attimo a posto perché altrimenti non riesco più a lavorare, scusate. Ok, e dicevo che queste sono delle pietre dure che ho trovato veramente ero, se non sbaglio, non me lo ricordo, però ero al mare e ho trovato queste perle al mercato. Mi sono piaciuto così tanto che ho deciso di fare questi orecchini. Ho creato, ecco, questo è uno degli oggetti fatti con, non col film, ma con la pasta fatta da me. La consistenza è più dura e non era così malleabile, infatti come vedete i bordi sono più irregolari, ma all'inizio della lavorazione, se non volete già comprare il film, giusto per vedere se vi piacciono il lavorare queste paste, e semplicemente gli ho fatto questa collana, che però è venuta carina perché è un po' colorata, riprendendo appunto questi colori qua. Andiamo avanti e con una collana sempre vecchia, perché io prendo le collane delle mie nonne e quindi ho deciso di mettere le perle con queste perline e ne ho fatte di vari colori, questa è bianca, questa invece è rosa e ho fatto anche questa qui rosa e questo qui bianca. Poi ho fatto quelle fucsia, quelle lilla e poi ho fatto questa qui blu, sempre di questi tipi, perché mi sono divertita tantissimo. E poi ho deciso di, un giorno fortuna vuole che mi si è rovesciato una scatola piena di perline, non sapevo più come fare perché non potevo più dividerle, allora ho avuto un'idea e ho detto ma sì, proviamo a vedere come vanno le collane di tutti i colori insieme. Allora ho provato inizialmente a fare un braccialetto, che anche qua viene doppio braccialetto, o in questo caso può venire un anello o comunque un portachiavi, questo lo deciderete voi, basta fare un nodo e poi può venire anche un, non so se vi piace o cosa, un braccialetto, qualsiasi cosa. Poi ho fatto questo che è piccolino ma appunto elastico e quindi viene bene. E poi ho creato due collane lunghissime, come vedete. Queste qui possono avere un doppio scopo: o viene un braccialetto, adesso ve lo faccio vedere, viene di questo tipo qua il braccialetto, quindi molte linee, oppure può venire una collana doppia, può essere più funzioni, la stessa cosa questo. E la cosa divertente è proprio che è molto colorato, quindi dà un po' di allegria. Vi faccio ancora vedere che mi sono sbizzarrita un giorno e ho deciso di creare io delle perline e le ho unite con semplicemente degli anellini col moschettone al fondo e ne ho fatti direi parecchi. Ragazzi, al prossimo video.